Bentornati nel canale di Chiari Lady Boss per contenuti su New York, Stati Uniti d'America, donne, imprenditrici, viaggi e video motivazionali. Iscrivetevi al canale cliccando il pulsante qua sotto. Oggi ci troviamo con Sante, siamo a Lido Italy, ci spostiamo tra poco a Soho per fare una bellissima chiacchierata e tornare a parlare con immigrati italiani che vivono a New York ormai da tantissimi anni, perché Sante sta qua da 40 anni, 40 quest'anno anni. Compio 40, sì, quest'anno sono quarantenne, quarantenne a New York, quarantenne, di nuovo quarantenne, sì. Quindi a grande richiesta tornano appunto queste interviste a immigrati italiani che vivono nella Grande Mela e oggi si parla con un artista che ha un sacco di aneddoti per noi. Sante è un artista in tutto e per tutto e ha 8 miliardi di aneddoti che potrebbe raccontarci. Speriamo che mi vengano, perché è tutto improvvisato. Perché è tutto improvvisato, abbiamo parlato al telefono qualche settimana fa e mi ha raccontato delle cose spettacolari. Buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio ormai. È una giornata estiva, si sta benissimo, nonostante sia l'11 marzo. Decennale del terremoto di Fukushima, il primo anno di pandemia dichiarata dalla HMO, che in Italia si chiama OMS, e però ci sono tutti gli skateboarder che sono i rumori che si sentono di sotto, perché siamo in questo parco intitolato al tenente Joseph Petrosino, che nonostante si pensi sia siciliano, invece era di una paese della Campania dove ci sono tanti Petrosino. Me l'ha spiegato un cliente che si chiamava Petrosino. Quello della squadra antibomba è naturalmente il primo infiltrato nella mafia con grande successo e poi purtroppo è stato anche quello che lo ha portato alla sua tomba. Cosa mi dicevi di questo parco? Questo parco, che tu sei un attivista per eccellenza. Sì. Questo parco era un disastro quando sono arrivato, c'era una colonnina diroccata, qualche cancello arrugginito. Cenno storico, quando sei arrivato a New York. Ah, eccoli. Comunque io amo dire che non sono emigrato in America, io sono emigrato a New York. Anch'io lo dico sempre. Non abbiamo ancora detto l'anno? 1981, quando quest'anno. Quando tu forse andavi all'asilo, non eri ancora nata. L'81 non ero nata. Io non ero neanche concepita. È vero, sono 40 anni quest'anno, compio 40 anni in America. Non avrei mai pensato che sarei rimasto qui. Anzi, per i primi 11-12 anni, continuate a domandarmi dove andrò da qui. Andrò in Brasile, andrò a Parigi. Dopo sai che anch'io, stato, sì? Così mi sento? Sì. Io non volevo rimanere e sto per compiere il decimo anno. Ecco. E come te dico, allora, chissà, vedrai dove arriverò. Allora, un giorno sono tornato da un lungo soggiorno a Londra, dove ho fatto la mia prima mostra nel 1993. Ho svegliato e ho detto, ma dove vado? Io qui ho tutto quello che mi serve. Ho tutto, non solo da un punto di vista utilitaristico, culturale, sociale. Gli stimoli non mi mancano, ho le condizioni ideali per lavorare, ma dove vado? Io sono arrivato qui e non lo sapevo, perché sono arrivato qui per una serie di coincidenze. Che si chiamano sincronie bello, mondo. Bello, sinergia. Sinergie, sì. Sì, giustamente. Niente, io sono arrivato qui perché ero curioso. Avevo un programma a una radio di Milano che non esiste più, Radio Blackout. Questa radio mi dava libertà creativa, potevo fare quello che volevo. Facevo un programma culturale in cui invitavo band che producevo io a Milano, per così dire, una parola grossa. Cercavo di fargli fare dei concerti e dei dischi, con successo molto vario. Intervistavo artisti, intervistavo squinternati come, per chi abitava a Milano in quegli anni, il famoso CT, che andava in giro con un triciclo con 9 cani che avevano tutti nomi come libertà, democrazia, ogni cane aveva un nome. Bellissimo. Del genere. E lui si sentiva quando era in giro, perché aveva questo refrain: il clero vi uccide con l'onda.
e poi scriveva tutti i suoi proclami sul marciapiede. E io un giorno l'ho intervistato, l'ho trovato per la strada, gli ho chiesto, l'ho fatto parlare e poi ho mandato in onda l'intervista. Tanto per dire lo scope della mia militanza nella radio. E dalla radio passi dalla radio, a New York in modo... Passo a New York perché c'era un festival, c'erano due festival, uno di musica che c'è stato una volta sola, che si è chiamato Electra One Festival per i Fantasmi del Futuro. Così lungo il titolo? Così lungo. Forse giugno-luglio del 1981, se non mi ricordo. Proprio prima della tua partenza per New York. Esatto. E poi da lì forse sono andato direttamente a Firenze, questo era Bologna. A Firenze c'era il Florence Film Festival, che invece era un'entità stabilita, ma quell'anno era dedicata alla New Wave. Quindi a Bologna ho dormito nella stessa villa in cui c'erano i DNA, ho conosciuto i Lounge Lizards, gli ho fatto fare anche dei concerti in Italia. Insomma, è stata tutta una cosa di sinergie che si sono sviluppate all'istante. E poi a Firenze sono andato, c'era questo film che mi era piaciuto, ce n'era uno, si chiamava Underground USA di Eric Mitchell, e alla conferenza stampa c'era questo ragazzo che aveva la mia età, io avevo 20 anni allora, e io pensavo che fosse un assistente, un che, no, lui era il produttore del film, e parliamo e mi dice, ma... sai, io sto cercando la distribuzione in Italia per questo film, dico non avrai problemi, è un film bellissimo. E dice no, invece ci sono problemi, sai, non è facile. Tu sei italiano, perché non te ne occupi tu? Io, sei matto, io non ho mai fatto una roba del genere. Dice no, tu vedrai che ci riesci. Insomma, aveva ragione lui, perché mi ha dato le pizze, mi ha fatto filmare la ricevuta e io gli ho trovato un contratto di distribuzione. Sei stato bravo. Dopodiché gli ho detto, senti, non abbiamo neanche un accordo scritto, adesso vengo e mettiamo nero su bianco. Ah, non ti preoccupare, quando vieni qui abbiamo un posto per te, puoi stare tranquillo. Ed era una cosa molto rocambolesca di una ragazza che era andata in Tunisia per qualche mese, lavorava in una famosa galleria d'arte, il fidanzato o ex fidanzato era un artista che aveva le chiavi, devono averlo imbonito perché questo faceva cose mediatiche molto molto interessanti. Siamo ancora in contatto, anzi oggi il suo compleanno, gli ho telefonato anche il compleanno della mia migliore amica. Wow. E allora probabilmente gli hanno detto guarda che questo è uno forte che ti trova distribuzione in Italia. Lui aveva le chiavi dell'appartamento e molto molto, come posso dire, in modo veramente anarchico, libertario, no? Ho detto ma il posto è vuoto, tu sembri una persona che non dà problemi, ci puoi stare, senza questioni di soldi, di cose. Siccome si viaggiava così in Europa in quegli anni, cioè tu dovunque andavi c'erano case occupate, c'erano situazioni così di comunitarie, di base, no? Evidentemente qui è anche così, cioè anche a New York è così. Pensavo, no? E quindi mi sono trovato così catapultato in un'altra dimensione. Un'altra dimensione, molto tranquilla, cioè tutte le sere andavamo al Mad Club con questi due, il produttore e il regista. Il Mad Club era praticamente lo studio 54 della New Wave Punk. Wow. Di quegli anni. Cioè lì, non so, suonava Jean-Michel Basquiat con la sua band. C'erano tutti. C'ho i brividi. No, ho incontrato tutti quanti. Keith Haring lo trovavamo così. Non sapevo neanche chi era questo ragazzo dall'aria timida con gli occhiali. Io lo amo! Sì, sì, certo. Ce l'ho anche qua. Ce l'ha tatuato Keith Haring. Eccolo. Poi ti devo raccontare la mia impresa di archeologia urbana quando andavo in giro a salvare i graffiti che ma quindi com'è Keith Haring, com'è, visto che siamo entrati in argomento, tu l'hai conosciuto di persona? Sì. Com'era, che tipo era? Molto tranquillo, timido, quasi sembrava quasi impacciato, non è, e ha sempre avuto quest'aria, almeno quando l'ho visto io, anche una volta quando stava per morire ormai, mi ricordo che sono andato nel suo loft
su Broadway, dove c'era questo collezionista belga che gli ha contato 12.000 dollari in contanti per una scultura che si stava comprando, perché cioè, quando stava per morire andavano tutti, si fiondavano a era prendere tutte le cose, no? Wow. Cioè lui era già famoso, mostrava nei musei, nelle gallerie. E a New York sono rimasti tre suoi pezzi, giusto? Dunque, il primo che ha fatto grande era proprio di fronte a casa mia. Adesso c'è ancora un muro su Houston Street. Ah sì sì, quello è lui che fondamentalmente ha dato l'avvio, no? Lui ai futuri graffiti. Anche quello era come questo parco, era abbandonato, ha visto il muro e ha detto... E io l'ho fotografato mentre lo stavo facendo. Ah, mentre lui stava dipingendo il muro su Bowery. Era 1982, sì. Ti dicevo, se non sbaglio, sono rimasti tre pezzi di Keith Haring, uno nel West Village, uno ad East Harlem o Harlem, e l'altro parco quasi sul fiume. L'ho fotografati tutti, e l'ultimo dentro il palazzo dell'associazione LGBT. Ah, ok. Nel bagno. Lui ha dipinto, tredicesima strada, lui ha dipinto il bagno degli uomini. Ah, pensa, non ci sono mai stato, quindi non lo sapevo. Sì, grazie. Prego. Grazie, ho imparato qualcosa anch'io. Sì, quello è tutto, la murata è bianca e lui ha fatto tutti i suoi, le sue opere in nero. Che poi le facevano dappertutto, insomma. Non era, c'era anche il pop shop. La sì, 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 però quelli ovviamente originali rimasti da quegli anni, insomma, purtroppo sono solo questi. Sì, poi originali, chiaramente sono stati tutti ritoccati, sì, certo. Perché, no, altrimenti, sai, dopo un po', soprattutto col tipo di vernici che usava lui, certo, non è che durano. Ma allora, guarda, passo all'altra domanda che volevo farti. Come è cambiata New York in 40 anni? Quindi com'era New York in quegli anni rispetto a oggi? Adesso ti do una risposta poi emblematica. Aspetta, sì. Ti chiedo anche... Ricordati la domanda, okay, una alla volta. Vai. Allora, come è cambiata New York? A me piace fare un'analogia con la pelle umana. Noi adesso non mi ricordo se ogni 6 mesi o ogni 6 anni tutte le cellule dell'epidermide non sono più le stesse, sono certo, cambiate tutte. Ecco, questa è New York. Epidermicamente cambia continuamente, però la sostanza del posto è sempre la stessa, non cambia mai. Cioè qui arriva gente dai paesi più disgraziati, dalle situazioni più tremende, e ha l'opportunità di fare qualcosa. È veramente il sogno americano, cioè di cominciare da zero e arrivare a almeno a uno o a... E poi anche di più, ci sono quelli che arrivano molto di più, no? Qui ognuno fa veramente quello che è dentro certi limiti che gli viene in testa, che sia lo skateboard, che sia il mettersi, che ne so io, i capelli viola e le spine rosse che vengono fuori dalle orecchie, ma la gente non è un'espressione, l'espressione del proprio essere, certo, no? Che qua... Ma la gente non è che ti guarda e dice ma guarda quel cretino, come succederebbe in Italia. Non c'ha neanche... Cioè, non è così, viene proprio in mente. È così presa con quello che stanno facendo loro che quasi appena lo notano. Non è... Cioè io ho visto letteralmente gente nuda per la strada con nessuno che gli frega niente, perché sono troppo presi con quello che stanno facendo loro. E mi sembra un modo... Bel modo di vivere. Ecco, sì, un po' meglio di quello da cui venivo io, no? Anche io vengo dal tuo stesso paese. Se non avevi l'Oden e le Clark, quando c'erano le Clark, gli stivaletti a punta, quando dovevano... Tutti avevano, cioè c'è un conformismo obbligato, perché se appena devi... Con lo stampo. Ti esponi subito al pubblico ludibrio, allo stracismo e... Invece qui non è così, e questo è bello, secondo me. E forse è la cosa che crea le condizioni per tante cose, sia se sei un artista per creare, se sei un finanziere per inventarti degli schemi per fare soldi, se sei un politico per delle coalizioni, delle alleanze, un modo di vedere la politica diverso. Infatti, parentesi, io in Italia mi sono sempre sentita un po' scomoda. Lo credo. Nel senso che io sono sempre stata... quella un po' diversa, certo, e quindi giudicata spesso e volentieri, anche bullizzata quando ero piccola, certo, ci ho sofferto tanto, ma io non ho mai smesso di voler essere chi sono, certo, quindi ho sempre indossato quello che volevo, ho sempre inseguito i sogni e qui mi sento
che non, cioè, non, è come se non devi rendere conto a nessuno. Esatto. In Italia invece magari devi rispondere a quello piuttosto che a quello che ti fa la battuta per strada, perché la cresta non va bene, perché il fiocco cosa serve, perché ti vesti colorata, la gonna un giorno no, il giorno dopo forse sì. Vabbè, sì. Entriamo in un discorso detto questo, infinito. Esatto, detto questo. Orgoglioso di essere italiano, felice, sì, di essere anch'io, italiano. Sì, anch'io. Felice di essere cresciuto in Italia, di aver avuto un'educazione italiana, di aver avuto una formazione culturale, artistica italiana, perché anche, parliamoci chiaro, anche chi non è artista in Italia cresce circondato dall'arte. E quindi anche se non se ne rende conto, ha una sensibilità che qui per esempio non esiste. Esatto, sì. Sto d'accordo. Ma io non rinnego le mie radici, assolutamente no. Io non voglio neanche la cittadinanza americana, non l'ho mai avuta e non la chiederò mai. Adesso, cioè, dovrei solo chiederla, non la voglio. Va bene. Non ne ho bisogno, ho il passaporto italiano, fino adesso sono stato in tutto il mondo, sempre benvenuto. Il nostro passaporto si va ovunque. Altra domanda prima che mi dimentico, visto che parlavamo di Keith Haring, di Basquiat, e io sono una grande amante di graffiti, di arte, no? Di arte di strada, di artisti. Cioè, come si viveva in quegli anni? Cioè, cosa succedeva? Cosa facevate? Com'era la metro? Com'erano i party? Com'era la vita underground? Cioè, parliamo comunque a... Tu sei arrivato negli anni 80, era nata da poco l'hip hop. Pop, quando ha cominciato a emergere nella scena artistica downtown, cioè la metà degli anni 80, io l'ho vissuta in modo molto particolare. Andavo a queste feste e l'hip hop lo ballavo come fosse un lento. Prendevo queste ragazze e cominciavo a fare le mosse da tango a ritmo sempre. Davvero? Questo ero io. Sì. E invece, prima dell'hip hop, cioè quando sono arrivato io, New York era un posto scuro. Le attività economiche che vedi oggi, le vetrine illuminate, le banche, non esistevano, era tutto chiuso, era scuro, le luci invece di essere adesso con i LED erano arancioni, allo iodio, le lampe dello iodio. Ma i semafori? No, le luci stradali. Ah, le luci stradali, ok, sì. Per cui c'era questo alone giallognolo su tutto e io ho imparato, una cosa che faccio ancora adesso, prima di uscire a guardarmi in giro e continuare a guardarmi come se avessi 360 gradi. Il primo anno ho cambiato casa 18 volte. Ah, aspetta, questo diciamolo, hai cambiato casa 18 volte, ma da quella volta poi da quando sei rimasto nella stessa. Sono arrivato in questa strana casa di un immigrante siciliano che non parlava né italiano né inglese, ho dovuto imparare il siciliano. Allora, questo signore che parlava solo siciliano, quando poi se n'è andato, cioè mi ha affittato una stanza per $150. $150, vi rendete conto? Che poi era l'affitto intero della casa. Cioè con $150 ci pago l'elettricità un mese. Sì. Adesso. Esatto. Ok. Esatto, sì, più o meno. Ci siamo, sì. La casa $150 al mese negli anni 80. Avevo la stanza, molto bene. Stiamo parlando di Soho, Little Italy. Sì, Little Italy era Little Italy, è ancora Little Italy. Martin Scorsese è cresciuto su quella di fronte, la casa di fronte, non te l'ho mai detto. No! La madre, Catherine, what? La vedevamo tutti i giorni, la salutavamo tutti. E lei ha vissuto lì praticamente finché è morta, nel 97, 98. Wow, lo conosci bene lui? Lui non l'ho mai incontrato, ho visto tante volte Joe Pesci che veniva, perché c'era questo negozio di macelleria che era un po' il cuore di questo, c'era un attorucolo, si chiamava Vinny Vella, che si vede in Casino, lui è quello che gli viene l'attacco al cuore e muore mentre arriva l'FBI. Non l'ho visto. Comunque lui era, cioè a Elizabeth Street, viveva lì al 232, me lo ricordo ancora. So exciting! E quindi... Ti ha lasciato l'appartamento per $150? No, 150, poi ho scoperto che non era neanche l'affitto legale. Perché il landlord aveva appena mandato una cosa dell'aumento, dice adesso ti devo aumentare al 175.
leggo la lettera del landlord, leggo la lettera del comune che arriva qualche settimana dopo, che dice: anche quest'anno, per via delle violazioni che esistono nel palazzo, non è stato concesso alcun aumento. Ma come ce l'ha fino a aumentare? Allora sono andato agli archivi della città, ho fatto la ricerca e ho scoperto che l'affitto del posto era di $89.96. Allora ho scritto una lettera al landlord e ho detto: caro signore, visto che dal 1973 lei ci ha sempre fatto pagare di più di quello che era la regola, quindi consapevole, e la legge dice che tre volte quello che ci ha fatto pagare in più ci spetta di ritorno, il conto totale sono 6.000 e rotti dollari, ci può mandare un assegno oppure cominciamo a detrarli dall'affitto. Nel frattempo vi faccio un calcolo, eh? Sì. Vai, vai. E così ho fatto, per un tot di anni non ho più pagato l'affitto, forse fino al 1990. Quindi tu pagavi $1.068 all'anno, non ci prendi neanche una stanza ad oggi a New York. All'anno? Per un mese. Per un mese. Cioè, ecco, questa sì. È un'altra cosa che è cambiata, certo, dagli anni 80. Esatto, è cambiata. L'aumento è cambiata. Degli affitti, sì, dovevo in maniera esponenziale. Sul fatto che chi arriva con niente adesso non può più stare ammanata. Questa differenza, che sebbene uno arriva deve essere molto più determinato e con un budget più alto. Sì, decisamente. Io quando sono arrivato qui forse avevo $500 in tasca, che era tutto quello che avevo. Ma non pensavo mai di fermarmi. Cioè, certo, lo dicevi. Pensavo di passare di qui, andare in California, poi in California ci sono andato 7-8 anni dopo. Avevo questa, cioè, abbiamo un sacco di cose in comune. Sì, che conoscevo a Boston, che appena, cioè, gli ho detto: vengo a trovarti. Dice: cosa? Hai un appartamento nell'East Village a New York? Stai lì che vengo io. Poi sono andato anche a Boston, la storia non ha funzionato. It's okay. Era, però. Però torniamo all'arte, graffittari, agli anni 80, no? Sì. La musica, com'era la musica? Com'era la scena notturna? Cioè, io voglio sapere. Si andava al Mad Club, era praticamente, siccome tutti vivevano in appartamenti piccoli, tranne quelli che erano abbastanza fortunati o avevano il budget, che allora costava $500 al mese avere un loft, però $500 erano una cifra allora, non era come adesso. Certo. E io non li avevo, cioè era tutto quello che avevo. Se mi prendevo il loft per un mese, poi dovevo stare in mezzo alla strada perché non c'avevo più niente. E quindi a me piace dire che il Mad Club era praticamente la living room, il soggiorno di tutti quanti, perché si andava mai prima di mezzanotte e tutti i nightclub devono chiudere alle 4 perché la legge dice che non puoi servire alcol dopo le 4. Siccome i soldi li facevano così, anche perché allora non pagava nessuno, cioè o questo che era il regista, il produttore, l'amico del regista e il produttore, entravano tutti gratis, tranne quelli che venivano da uptown, volevano fare i fighi, allora quelli venivano tassati, ma i soldi ce li avevano, quindi non era un problema. E quindi il club i soldi li facevano con gli alcolici, anche lo studio 54, poi sono andati in galera i due proprietari, uno è morto che era il genio creativo Steve Rubell, invece Ian Schrager adesso è l'hotelier che ha costruito questo, l'altro su... Faccio vedere. Sì, sì. Cioè uno si inventa una storia e dice: ma invece di fare l'Hilton a Times Square o a Central Park South, io costruisco un albergo alternativo, magari in un posto che c'è già, come a Mercer e Prince, il Mercer, che è uno, sono due, Schrager e Balas. Schrager era uno degli impresari del Studio 54, quindi è andato in galera, è uscito dalla galera e adesso fa l'hotelier di lusso, di nicchia, di quello che vuoi tu, però con un sacco di soldi e con un sacco di... cioè ormai non lo dice più nessuno che è andato in galera, ma anche Martha Stewart, no? È uscita dalla galera, si è rifatta una virginità, adesso guardavo, c'era un annuncio oggi, stavo leggendo la posta, dico: Martha, sembri sempre più giovane. Volevo dirle. E così, questa è la società americana, non solo a New York, cioè tu guarda Trump, sei bancarotto e è diventato presidente degli Stati Uniti.
per fortuna ce ne siamo liberati, almeno per adesso non è più nella Casa Bianca e speriamo che non... Però a New York? Sì, a New... no, a New York no. È arrivato l'altro giorno? No, no. Magari è venuto in visita. Lui ha cambiato la residenza, sì, sì, sì. Adesso ha detto io non voglio più essere residente a New York, ma in realtà non lo vogliamo noi. Nessuno lo vuole. Non lo volevamo già prima. Sono molto attivo nella politica locale. Premetto, non è politica come in Italia che tu devi far parte di un partito. Tu, qui l'associazionismo è molto forte. Io ho fondato un'associazione di quartiere per salvaguardarci da grattacieli, club rumorosi. E... Bravo. No, infatti, ma è stata una questione di sopravvivenza, non era... E allora, nell'ambito di questo, poi i politici venivano da noi. Perché per loro vuol dire voti. Noi non abbiamo mai fatto endorsement, abbiamo sempre detto vuoi venire a presentare il tuo programma? Bene, ti diamo un forum. Tu dici quello che vuoi fare e poi la gente sulla base di quello che hai detto decide per chi votare. Noi non diciamo votate per questo, votate per quello, non l'abbiamo mai fatto. Il sindaco di New York deve essere un fascista autoritario perché altrimenti lo schiacciano, non è... E anche questo che se tu hai fatto un Google col mio nome e il suo, viene fuori questa foto dove lui mi sta abbracciando come se fosse il mio migliore amico, mai più visto dopo. Aspetta, cerchiamola subito che la facciamo vedere in diretta. Sì, guarda, da vergognarsi. Sante De Blasio. La storia in realtà è molto più lunga perché io l'avevo già conosciuto tanti anni prima. Hanno fatto questa cosa per onorare gli italoamericani a City Hall. Oh, ok. Che anno era? Buona domanda. Forse il 99-2000, una cosa così. Quindi neanche cadute le torri? Neanche cadute le torri. Prima, ben prima. Prima delle torri? Sì, sì, sì. Di sicuro prima. E sono andato e c'era questo giovane councilman altissimo, perché lui sarà 2 metri, si chiamava Di Blasio. Lui mi ha guardato, ha capito che io non ero un personaggio potente o ambizioso e praticamente proprio non mi ha. 10 e più anni dopo, quando si è presentato, mi arriva questo, forse era un'email, forum di candidati per sindaco. Di Blasio ha parlato, io ho detto domanda. Ho detto, tu probabilmente non ti ricordi, ma una decina d'anni fa ci siamo visti a City Hall per questa cosa di italoamericani. Tu mi hai ignorato perché hai pensato, no, gliel'ho detto proprio così, chiaro chiaro. E ho detto, non è una questione di dire, adesso vorrei sentire che cosa vorresti fare tu per il piano regolatore Little Italy e per una serie di altre cose che gli ho detto. Comunque il piano regolatore di Little Italy per me è la cosa fondamentale. Allora lui ha parlato un po', poi ha finito di parlare e è venuto a cercarmi. gli ha detto, ah sì, cioè non è che si è scusato, ha detto proprio così, diciamo, un nuovo inizio, no? Okay. E mi ha detto, ma tu sei italiano? Ho detto sì, di dove sei? E ho detto tu di dove sei? Dice ma mia madre è italiana ed è cresciuto a Brooklyn con la famiglia della madre. Il nonno era di Avellino, della provincia di Avellino, se non mi ricordo male. La nonna non me lo dimentico perché era di Grassano, che è la patria dei miei nonni paterni. E parlo un italiano perfetto, fra l'altro, cioè mi ha davvero sorpreso perché non è che parla come un italoamericano, no, proprio l'italiano di Dante. No, infatti, ho detto, beh, vabbè, insomma, non è tanto quello, però è l'impressione che mi ha dato, dico, vabbè. È stata positiva. È stata positiva. Poi ce n'è stato un altro di questi, sono andato di nuovo e lì c'è stata la foto storica. Lui appena mi ha visto, hanno fatto le foto e hanno messo la didascalia Mayoral Candidate Bill Di Blasio, candidato a sindaco Bill Di Blasio, con l'attivista di Little Italy, Sante Scardino. Bellissimo, quindi ci sono avute 3 visioni di Sante prima della foto. Okay. Sì, questo, poi per dire, dopo che è stato eletto, si è rivelato anche lui un autoritario, però ripeto, se non ti... cioè, qui l'ambiente è davvero come essere nella giungla,
no? Se tu sei nella politica, se tu appena sei visibile, tutti cercano di morderti, di sbranarti, e il sindaco è la persona più visibile a New York, no? Cioè lo dicono tutti, beh, lo dicevano, adesso non so se l'hai sentito, che dopo presidente degli Stati Uniti il lavoro più difficile che c'è è il sindaco di New York, ed è vero. Non è... Adesso io non è che lo difenda, perché ancora adesso abbiamo anche litigato in estate, perché come... Quindi tu c'è un rapporto... No, non lo vedo mai. Cioè, ah, non lo vedi mai? No. Ma vi no, abbiamo litigato a distanza. Ah, okay. Spiego, ma vi sentite come... per qualche motivo? Sempre sì, 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 cioè io non gli ho mai chiesto niente. Dopo questa conversazione che abbiamo avuto, non gli ho mai chiesto niente. Non so se è per effetto della conversazione, ha fatto tanti rezoning, cioè di varianti del piano regolatore molto pesanti, cioè per costruire anche da questa parte della Bowery. Tu vedi che ci sono grattacieli di 30 piani. Aspetta, diciamo dove siamo? Siamo alla, siamo praticamente al confine fra il Lower East Side, Little Italy. Al lato est la Bowery è il confine. Lato est la Bowery, ci sono grattacieli di 30-40 piani. Lato ovest c'è il limite d'altezza di 7 piani di Little Italy, e quello fino adesso non è stato non si questo tocca. Anche grazie a te. Non lo so, io gliel'ho detto. Poi chiedono sempre le varianti per costruire uno o due piani in più, e noi dell'associazione che ho fondato, Little Italy Neighbors Association, sigla LINA. Lina, sì. In quanti siete? È come cincinnato. Quando c'è una battaglia che interessa, allora arrivano le legioni, se no sono solo io che faccio andare avanti la baracca, sì. Che scrivo le lettere, le mando ai vari come si direbbe in italiano? Sì, comitati, ma più che i comitati, i presidenti dei comitati, il councilman. Allora, siamo al Hamilton Fish 1995, mi butto in acqua, mentre nuoto comincio a tessere una serie di relazioni, ma più che altro perché sono socievole, mi piace parlare con la gente, no? E sento questi storici nuotatori che ci andavano già da anni, che dicono: ah, peccato che è rimasta solo una settimana. Come una settimana? Siamo ad agosto, chiude a Labor Day, che è il primo lunedì di settembre, dice, sì, la piscina chiude il primo lunedì di settembre, però il programma di nuoto per nuotatori chiude a metà agosto. Ma perché? Cioè, è sempre stato così. Allora, vado a casa, prendo il telefono, chiamo la quartier generale dell'assessorato ai parchi, dico, voglio parlare con l'assessore. Cioè, riguardo a cosa? Ho detto, nuoto. Mi hanno passato subito, io non lo sapevo, ma questo qua era un nuotatore molto, molto agguerrito, no? Allora gli ho detto, senta, ma com'è sta cosa? La piscina è aperta per altre 3 settimane e voi volete chiudere? E lui mi fa, quanta gente è interessata a questo? E io gli ho detto, guardi, la mia tessera, perché ti davano la tessera, è numero 864, quindi credo che ce ne siano un po'. Cioè, allora, fai una cosa, fai una petizione, e poi me la porti e vediamo cosa possiamo fare. E anche lì ho raccolto centinaia di firme, gliele ho portate, e quell'anno hanno esteso a questa piscina fino al Labor Day, e l'anno dopo tutte le piscine che fanno il nuoto così, tutte quante fino al Labor Day, cioè è diventato il canone, no? E quello che mi ha dato la scintilla di cominciare a fare altre cose, poi, capito? Tutta la gente che fa andare avanti la piscina, che sono tutti questi workfare, cioè gente che sono ex tossici, prostitute, gente che viene proprio dagli shelters e da situazioni, che vengono riabilitati e poi il comune gli dà un lavoro facendo gli aiuti dei park department. Post rehab. Sì, post rehab. E sono tutte persone fantastiche. Okay. E con questi è nato. Ripresi. Sì, sono ripresi. E bellissimo. 90% neri, qualche portoricano, il raro bianco. E con questi è nata una sinergia bellissima. Ho
Ho chiesto a Sante di raccontarmi la storia di Arturo Di Modica, che purtroppo non c'è più da qualche settimana, perché loro si erano conosciuti, eravate amici? Allora non lo conoscevo quando ha fatto questa cosa del toro, però ha fatto epoca, perché ti dicevo prima era proprio come il cavallo di Troia. Certo. Nottetempo è arrivata questa cosa, questo animale di bronzo, e tutti si domandavano ma cos'è, cosa vuol dire, chi l'ha messo. Ma per delle settimane è andata avanti la cosa. Ma settimane? Sì, con il sindaco, questo personaggio mercuriale, Koch, che è stato sindaco per 12 anni di New York, scandalizzato, che diceva ma insomma che cos'è? Tutti, ognuno diceva la sua, come in Italia. Ti ricordi chi è stato il primo giornale a parlarne, il primo media? Beh, probabilmente il New York Times, perché è Paper of Records, però può darsi anche il New York Post, ma credo che sono usciti tutti lo stesso giorno, okay. Perché come è arrivata sta cosa, la radio serva, come si dice in Italia, subito tutti hanno cominciato a parlarne. Questo sindaco che grida lo scandalo, ma insomma cos'è? E hanno litigato pubblicamente per delle settimane, per decidere cosa fare di questa cosa. Quando finalmente le acque si sono un po' calmate e diciamo il mood generale, il trend era sul positivo, allora Di Modica ha detto sono stato io, è uscito finalmente, l'ho scoperto, no? Come Bartoldi, che è l'autore della Statua della Libertà. Bartoldi non ha chiesto un centesimo di pagamento, però ha ritenuto il copyright. E Arturo ha fatto esattamente la stessa cosa. Di tori di quelle dimensioni come quello che c'è a Wall Street ne ha fatti 6. Distribuiti nel mondo? Nel mondo, per chi se li ha pagati, certo. Fior di milioni, perché lui poi i soldi li ha fatti. Certo. Con io perché l'ho conosciuto? Perché lui aveva lo studio a Crosby Street, sì, è vero. Che è vicino a casa mia. Una volta passeggiando, vedo, credo che aveva una grande testa dentro questo, e davanti, una testa di bronzo, davanti c'era parcheggiata la Ferrari rossa, perché appunto i soldi aveva cominciato a fare, e lui era lì che chiacchierava con un po' di gente e non è che dava molta confidenza, no? Però abbiamo scambiato qualche battuta. Io non è che eravamo amici, cioè quando passavo di là, se era aperto, mi fermavo a salutarlo, ma non più di questo. Ma tu sapevi chi fosse? Sì, cioè poi è emersa la cosa, non lo sapevo subito, no? Okay. Però poi qualcuno mi ha detto, ah sì, quello è quello che ha fatto il toro, dico davvero. Quindi così, sì, era un uomo molto energico, non... Ti ha fatto una bella impressione? Non direi bella, ma di uno con, cioè uno che ha una certa carisma. Sua energia, sì, non tanto carisma, no? Ma proprio uno, meglio lasciarlo stare, okay. Sì. Nel senso che, cioè, lui sapeva chi era, cosa faceva, era molto focalizzato sulla sua arte, questo sì, non era molto espansivo con gente, okay. Come me che veniva dalla strada, cioè non era uno che diceva ah tu sei un giovane artista, vieni a trovarmi. O poi sai, cioè di inconoscenze così a New York, cioè David Bowie era un mio vicino di casa, vedevo la moglie con il cane e ho visto lui tante volte seduto sulla scala di quel palazzo dove abitava. E con lui ci ha parlato mai? No, non ci ho mai parlato. L'ho visto, la prima volta che l'ho visto era una inaugurazione di Gogosian, forse era Philip Taffy, e mi ha colpito quanto era piccolo. Ah sì? Sì, cioè lui con gli scarponi, con la suola alta, sarà arrivato a 1,60 m, forse 65. Cioè uno se l'immagina uno così alto, sì, no? Imponente, sì, esatto. Invece no, non era. Comunque era uno molto alla mano, non, ripeto, io non ci ho mai parlato, però lo vedevo abbastanza regolarmente. Ah, non... è figo. Ne avrà incontrati tanti di questi personaggi, sì. In questi tuoi troppi, anni. Troppi, sì. Parte numero uno. Si conclude adesso, ritorneremo molto presto con la parte numero 2 per finire l'intervista a Sante, immigrato italiano nella Grande Mela 40 anni fa. Bye guys, grazie mille, ci vediamo al prossimo vlog. Da New York.